Grazie per essere intervenuti, perché oggi siamo a darvi questa notizia di un'ennesima conferma che gli sbarchi che avvengono sulle coste italiane, in particolar modo su quelle di Corigliano, dove abbiamo avuto modo di constatarlo personalmente, sono sbarchi che comunque avvengono sempre per opera di reclutamento da parte di altre persone che nel piccolo costituiscono una rete, una organizzazione che facilita le operazioni di reclutamento, di transito e di passaggio di cittadini dell'Africa che giungono in Italia. La capacità di coordinamento della Procura di Castrovillari, qui rappresentata dal Procuratore della Repubblica, è stata tale che ci ha consentito di poter ulteriormente porre l'attenzione su questo fenomeno, e grazie alla task force che è stata costituita nel tempo sta dando i suoi risultati, motivo per il quale ringrazio gli altri componenti di questa task force, la Guardia di Finanza, la Capitaneria di Porto, oltre alla mia Polizia di Stato, ha consentito di poter individuare e dare responsabilità certa a questo gruppo di persone che al fini economici riescono a introdurre persone nel territorio dello Stato. Un grazie ancora ai colleghi per questa attività che viene posta in essere, e un grazie al mondo del volontariato che è presente in ogni sbarco che avviene in Corigliano, perché la loro presenza è veramente fondamentale nel dare l'assistenza minima a persone che arrivano dopo lunghi periodi di viaggio. Grazie, e per questo cedo la parola al Procuratore della Repubblica. Sì, grazie Questore, buongiorno a tutti. È l'esempio di un sistema che funziona, una sinergia operativa che funziona e sta cominciando a dare i primi risultati concreti, perché al di là dell'arresto, del singolo evento che viene attenzionato, è la prima volta che stiamo cominciando a fare raccolta, analisi dei dati che emergono da questi sbarchi. C'è certamente un sistema che non nasce qui, è un'associazione probabilmente a carattere transnazionale che evidentemente è radicato altrove e si estende con queste sue ramificazioni sul nostro territorio in modo particolare. Perché dico questo? Perché abbiamo, unitamente ai dati emergenti dal precedente sbarco, circa un mese fa, quando ci siamo visti in questa stanza, e legandoli, analizzandolo assieme ai dati emergenti da questo ultimo evento, siamo in condizione di dire che sono cambiate anche le tecniche di organizzazione di questi viaggi. I soggetti vengono contattati nei paesi di origine attraverso una rete locale che probabilmente fa capo, evidentemente, non solo alla Libia, ma fa capo ad altri paesi che sono satelliti e poi consentono i trasferimenti. Come avvengono questi trasferimenti? Attraverso il telefono, attraverso WhatsApp, si compra, si paga il biglietto aereo, la traversata, vengono mandati i biglietti direttamente online sul cellulare, e quindi i soggetti che poi si imbarcano dagli aeroporti dei paesi di origine per raggiungere la Somalia o paesi comunque vicino alla Libia, poi da lì ulteriore trasbordo fino al paese libico, soprattutto nella zona di Zebrata, e da lì poi, dopo un periodo di attesa, l'avvicinamento all'imbarco per le nostre coste. Questo è il primo dato che certamente è più significativo rispetto a quanto era emerso nei mesi scorsi, ma ce n'è un secondo, che è quello di una sorta di punto di incontro nelle acque evidentemente internazionali, in cui si trovano attraverso GPS, si vengono a trovare i soggetti che vengono imbarcati su varie imbarcazioni da varie parti probabilmente delle coste libiche. Quindi non più l'imbarco che arriva da parte soltanto da un porto, ma da più punti, e poi si convergono tutti quanti verso un'area ben delimitata del Mediterraneo, dove
devono sostare per un po' di tempo queste imbarcazioni finché arriva una nave intermedia, una nave appoggio che assicura poi l'intervento attraverso l'SOS della nave del soccorso umanitario internazionale. Quindi è chiaro che stiamo parlando di qualcosa di diverso, ma di qualcosa di molto significativo a nostro modo di vedere, per quello che è non solo il discorso del contrasto al fenomeno dell'immigrazione clandestina, ma soprattutto a quelli che sono i temi internazionali, evidentemente, che questo tipo di attività vanno a coinvolgere. È una situazione estremamente delicata, come potete comprendere, anche per le implicazioni che si profilano, però oggi siamo in condizioni di poter dire che veramente c'è un'organizzazione che è mutevole, cambia a seconda i nostri atteggiamenti, le nostre condotte di repressione, diciamo così, e quindi evidentemente questo dimostra qual è la capacità organizzativa che hanno queste persone. Altro dato, i soggetti che noi stiamo arrestando sono soggetti che partecipano alle operazioni di imbarco, quindi partecipano in alcuni casi addirittura alle operazioni di reclutamento, se vogliamo usare questo termine, dei soggetti che vogliono imbarcarsi per l'Italia, e poi a loro volta abbandonano armi, abbandonano il loro ruolo all'interno dell'organizzazione sulla costa libica e si imbarcano anche loro sui gommoni per il punto intermedio di cui stiamo parlando. Quindi questo chiaramente pone diversi interrogativi ai quali stiamo cercando di dare risposte concrete, cercheremo di dare risposte concrete in questi mesi. Ci stiamo lavorando e confidiamo che proprio nella sinergia operativa che è stata creata con l'arrivo del questore e per espressa sua volontà, bisogna riconoscerlo, perché da quando ci siamo conosciuti è stato il primo argomento forse che abbiamo messo sul tavolo. E quindi con la piena collaborazione evidentemente dei magistrati del mio ufficio e in primis del procuratore capo. Dicevamo prima, i soggetti che si imbarcano vengono sottoposti a controlli e a perquisizioni. Cellulari vengono eliminati, quindi tutti effetti personali vengono fatti sparire, e però poi noi troviamo attraverso le operazioni così difficili che vengono poste in essere al momento dello sbarco al porto di Corigliano, riusciamo a trovare qualcuno che invece ha cellulari, ha soldi, ha effetti personali, addirittura ha documenti relativi ad altri soggetti che verosimilmente sono già sbarcati in Italia, o addirittura numeri, contatti telefonici di soggetti che operano sul territorio italiano. Quindi questo è proprio il frutto di un'attività intensa che stiamo ponendo in essere. Devo dire, forse per la prima volta cominciamo ad essere un pochettino più incisivi su questo tema così complesso e così drammatico. Io non ho altro da aggiungere, se non scusarmi per il ritardo, ma come ho detto prima, purtroppo le emergenze sono continue in questo periodo per il mio ufficio. Quindi passerei la parola agli operatori che poi sono sul campo e sono davvero la nostra fonte preziosa di intervento in queste cose. Sì, questo è fondamentale. Diciamo che è quello che ho detto già un mese fa. Forse è sorprendente per certi versi, ma abbiamo la collaborazione, cioè ci sono, perché forse il livello di condizioni inumane a cui sono sottoposti queste persone poi li spinge a vederci davvero come, non dico i salvatori, ma comunque come le persone che forse possono mettere un freno a questo fenomeno così diffuso e così di massa che si sta verificando in questi anni. Quindi collaborazione certamente, collaborazione senza la quale è inutile dire saremmo davvero con le mani legate. Abbiamo detto in altre occasioni che questo sistema purtroppo ha dei limiti evidenti, e sono limiti soprattutto per quello che riguarda la possibilità poi di investigare, di indagare in questa direzione, se non è la collaborazione di chi materialmente viene imbarcato, viene reclutato, eccetera. Sì, colgo l'occasione. Ecco, riallacciandomi proprio a questa, alla collaborazione dei migranti, parto da questo per sottolineare quanto delicato sia il lavoro del gruppo, della task force di cui ha parlato il procuratore, che è stata istituita, fatta da agenti della squadra mobile, da militari della sezione operativa navale della Guardia di Finanza e da militari della Capitaneria di Porto di Corigliano, perché naturalmente l'attività spesso non manifesta, però assolutamente importante, è quella proprio di guadagnare la fiducia dei migranti, che evidentemente sono abituati
sulle coste africane ad avere a che fare con uomini delle istituzioni del posto corrotti o comunque inclini alla violenza nei loro confronti. Per cui il primo passo che deve fare l'investigatore della polizia giudiziaria in Italia è quello di guadagnare la fiducia del migrante che arriva, che naturalmente ha uno stato di soggezione psicologica che l'investigatore deve essere bravo, e in questo insomma mi corre l'obbligo segnalare la grande abilità e la grande competenza professionale da parte degli agenti della squadra mobile, dei finanzieri della sezione operativa navale di Corigliano e dei militari della capitaneria di porto, che con grande sensibilità e con grande impegno si affrontano, ecco, cercano di conquistare uno per uno la fiducia dei migranti, proprio per il ripristino delle condizioni di normalità, di tutela di coloro che hanno subito delle violenze, perché spesso questi migranti subiscono dei soprusi, delle violenze, delle angherie. Comunque, venendo più specificamente allo sbarco è quello, così come vediamo adesso nelle immagini che abbiamo preparato, lo sbarco è quello che è avvenuto gli scorsi giorni del 15 e del 16 luglio al porto di Corigliano, con lo sbarco di questi 918 migranti di per lo più di nazionalità centroafricana, di vari stati del Centro Africa, arrivati con una nave militare tedesca, la Rhein, qualcosa del genere. E, per cui sotto il profilo investigativo quello che è stato fatto all'atto dell'arrivo della nave è stato proprio il censimento con migrante per migrante, in maniera tale da acquisire delle indicazioni su quelle che erano state sia le modalità che le responsabilità penali, e questo è stata un'attività che ha avuto i suoi frutti, in quanto non sono stati individuati solo degli semplici scafisti, perché dei tre personaggi sottoposti a fermo, un personaggio che si chiama Fofana Boubacar, che è il personaggio che vedete a sinistra nel display, è risultato essere, così sia in base alle dichiarazioni acquisite dai migranti che dal materiale video che abbiamo e fotografico che abbiamo acquisito, il gruppo investigativo della task force appositamente istituita, abbiamo trovato evidentissime prove su quelle che erano il guadagno illecito, quindi ecco, come vedete nelle immagini, la disponibilità di mazzette di denaro, di cospicue, di numerose mazzette di denaro, di cui lui faceva vanto nelle foto che gli abbiamo trovato nel telefonino. Lui e anche un'altra persona che ora stiamo cercando di identificare, che era nelle foto che vedremo adesso. Ovviamente, ecco, anche in questa foto invece vediamo alla destra una donna, ecco, che ha orgogliosamente mostra queste mazzette di denaro, quindi parliamo di cifre equivalenti sicuramente a centinaia di migliaia di euro. E poi anche la correlazione del motore, come vedete nella stanza in cui è il motore, che poi è stato fotografato, è stato rinvenuto nel gommone che ha operato il soccorso, un motore Yamaha che poi rinvenuto dall'unità navale tedesca. Ecco, questo invece è stato riconosciuto come uno, questo personaggio della Sierra Leone, questo Brima Ismail, come uno dei conducenti dell'imbarcazione. Lui e l'altro personaggio, Kamara Abdul, che era accanto a lui. Ripeto, non è una semplice conduzione occasionale di un mezzo, bensì noi abbiamo accertato, in base alle attività investigative, che invece già a terra loro erano stati designati ed erano pienamente consapevoli del loro ruolo di complicità o di concorso nell'azione illecita, per cui loro possono essere, per questo nei loro confronti sono state riscontrate elementi che
deponevano proprio nel senso di una configurabilità nei loro confronti di una partecipazione a un'associazione a delinquere. E abbiamo, come detto, l'attività è stata sotto questo profilo di carattere investigativo e quindi repressivo. E sempre a proposito del primo personaggio, il Fofana Boubacar, nei cui confronti insomma sono stati raccolti questi elementi di grave responsabilità penale, nella organizzazione dei viaggi, lui è del Mali, questo individuo, lui già dal Mali riusciva a organizzare i viaggi di queste orde di disperati che poi venivano fatti arrivare in territorio libico, dove purtroppo, come è sotto gli occhi di tutti, è terra di nessuno, per cui in appositi campi stipavano questi poveri diseredati per poi organizzarne il trasferimento via mare, e poi trasferimento che, come sappiamo, ormai ha dei tempi assolutamente veloci, visto che comunque le navi di soccorso, le navi e le ONG sono a ridosso delle acque territoriali libiche. Comunque, in tutto questo, oltre all'aspetto investigativo, vorrei anche sottolineare come tutto il sistema di soccorso, che comprende naturalmente, oltre alle forze dell'ordine, alla capitaneria di porto, anche le organizzazioni di protezione civile, mediche, naturalmente è sottoposto a dura prova, e comunque il sistema nella sua interezza funziona. Poi più specificamente, tornando all'aspetto investigativo, magistratura e task force, così come l'abbiamo ormai ribattezzata, devo dire stiamo proseguendo lungo questa linea univoca e concordante. Ora passo la parola al collega della Guardia di Finanza per qualche dettaglio tecnico, visto che insomma comunque... Sì, buongiorno. La Guardia di Finanza, in questo caso, che fa parte di questa task force che è stata schierata nel porto di Corigliano all'arrivo delle navi, che sono comunque sempre con numeri elevati, si arriva, questa era quasi di circa 1000 migranti, e grazie anche al know-how degli investigatori che della Guardia di Finanza, della sezione operativa navale, che sono comandanti di unità navali e membri d'equipaggio, hanno acquisito un'esperienza in mare nell'operazione a contrasto dell'immigrazione irregolare, un know-how che mettono a disposizione, e quindi riescono a valorizzare in maniera acuta e pronta le dichiarazioni dei migranti, che ovviamente all'arrivo in porto sono smarriti e hanno anche difficoltà a fidarsi della prima persona, primo operatore di polizia, che va a formulare delle richieste su chi possa essere o meno il responsabile per individuare il responsabile del trasporto illegale. In questo caso anche la composizione dei migranti apparteneva a etnie diverse, perché la nave tedesca ha recuperato nel canale di Sicilia gruppi di immigrati che erano presenti su più di 7 eventi di soccorso, su più gommoni, più due zattere, quindi la composizione, ripeto, nel momento in cui arrivano in porto è notevole il numero dei migranti da dover sentire e comunque riuscire subito a individuare chi può fornire indicazioni. Ovviamente poi subentrano la ricerca negli smartphone anche di elementi ulteriori per andare a confermare gli indizi che riscontrano. Quindi siamo ben lieti di riuscire a essere incisivi in questo aspetto e risalire non solo ai responsabili del trasporto, ma anche a chi ci sta più sopra nell'organizzazione. C'è la quarta persona? Sono tre le persone, in realtà le persone, altre persone. Sono altri in corso di identificazione. Sul territorio libico sicuramente l'organizzazione, molti di loro sono rimasti sul territorio libico, che si vedono nelle immagini dei telefonini che sono state acquisite dai militari operati. Quindi i soldi che mostri Fofana potrebbe andare poi a dividere con il resto. Ma potrebbe essere anche, come dire, il suo tornaconto personale, la sua parte, questo ovviamente non lo sappiamo, però ecco, forse c'è anche questo aspetto, che questi oggetti provengono da paesi diversi, gli organizzatori, diciamo, quelli che sono coinvolti a livello di organizzatori.
e quindi non sono soltanto libici o sono soggetti che appartengono a quelle tribù, ma vengono da altri paesi, come avete sentito prima. E quindi è esteso il campo, evidentemente loro hanno soggetti che riescono a reclutare anche persone che poi si prestano a fare da, diciamo, da carnefici, no? E, oltre a reclutare le vittime. E l'altro aspetto è che ancora una volta stiamo arrestando persone che fino a un attimo prima imbracciano le armi e fanno salire le persone sui gommoni e un attimo dopo diventano immigrati così come tutti quanti gli altri. E insomma, bisogna capire bene che cosa, perché vengono, si stanno muovendo, perché lasciano quel discorso economico fruttuoso per spostarsi in Italia o comunque per arrivare in Europa. Quindi questo è l'aspetto forse tra virgolette più inquietante. Sì, no, io soltanto all'integrazione di quanto detto fino ad ora e per fornirvi anche due numeri in modo che capiate, che rendiamo il contesto in cui si va ad operare, vorrei soltanto dire che da aprile a oggi sono arrivate 5 navi che trasportano, che hanno trasportato migranti. Di queste 5 navi, 3 sono appartenenti a ONG, una è una nave mercantile che invece è stata dirottata, l'ultima è una nave militare tedesca. Per un totale di poco più di 3.000 persone che sono sbarcate nel porto in 3 mesi. Ora, perché dico questo? Per darvi l'idea anche della difficoltà operativa a cui ci troviamo di fronte, intendo soprattutto per la parte investigativa e di controllo, perché ovviamente operiamo col coordinamento della prefettura per quanto riguarda l'aspetto accoglienza e quindi tutto quello che riguarda sia la parte sanitaria, la parte della protezione civile, quella del, anche dei comuni che fanno la loro parte e tutto il comparto, tutti gli elementi che compongono il comparto. Però su 3.000 persone capite anche bene quanto diventa difficile, complicato, anche la parte della identificazione e soprattutto della investigazione di quelle persone o di quelle situazioni che sono sospette. Questo abbiamo ormai una certa esperienza che abbiamo prodotto in, soprattutto in questi ultimi tempi, ovviamente con il coordinamento della procura, ma sicuramente la sinergia che si è venuta a creare con tutte le polizie che sono coinvolte funge da stimolo, insomma, da stimolo. Se queste sono le premesse, sicuramente in futuro riusciremo a comunque contrastare questo fenomeno illegale che ci vede attualmente coinvolti. E poi aggiungerei ancora un altro particolare, che questa attività di riscontro che si sta ottenendo andrà avanti e andrà avanti con ulteriori attività di ricerca di fonti di prova abbastanza concrete. Quindi con questo avviarci alla conclusione, volevo dire di quanto è importante avere non solo la collaborazione da parte dei viaggiatori a bordo di queste navi che giungono in Italia, ma quanto è importante la capacità di rilevare le situazioni di criticità. Vi abbiamo mostrato le fotografie con i soldi, con il telefonino, perché poi è il colpo d'occhio che ci deve consentire e ci consente di poter intervenire con estrema tranquillità, perché parliamo di traffico di persone, non traffico di cartoni o di container pieni di patate. Se non c'è altro, se non ci sono domande, io, procuratore. Volevo chiedervi, ma quanto pago in media ogni migrante che viene imbarcato e in media quanti migranti vengono imbarcati su questi gommoni e su queste zattere? In più, se è stato poi risolto su Migliano il problema dei minori non accompagnati che erano numerosi. Sì, quanto pagano? E quindi in che valuta? Quando pagano intorno a 1.500 euro è la cifra che è emersa in questa occasione, però anche in altre, diciamo tra 1.500 e 2.000 euro, c'è chi parla in alcuni casi 2.000 euro, 2.500, quindi le cifre sono queste a persona. Considerate che c'è quel meccanismo che ho descritto prima, quindi tu mandi i soldi, poi io ti faccio avere i biglietti aerei per spostarsi dalla Somalia fino a Tripoli, all'aeroporto, poi da lì ti vengono a prelevare, quindi ci sono, diciamo, dei costi, se vogliamo, del viaggio di questa organizzazione. E quindi probabilmente, ecco, varia da questo l'importo che loro chiedono. E l'altro aspetto, che era quello del numero di migranti che riescono a imbarcare sui gommoni, 90-100
la media anche in questo caso dovrebbe essere questa. Poi rimane il punto di domanda di questi gommoni, che in realtà bisogna capire, perché qualcuno qui oggi parla di gommoni che rinforzano, che sarebbero una specie di, diciamo, di super canotti, che vengono rinforzati con delle tavole di legno, poi loro sono pratici di legno. Però ecco, poi stabilire se effettivamente ne possono caricare 100 persone con un motore e attraversare, insomma, questo è tutto, sarebbe tutto da verificare. Rimane il punto però, secondo me, saliente di questo, diciamo, punto di raccolta di queste imbarcazioni di fortuna, che poi si trovano attraverso i GPS, e questo spiega anche le diverse nazionalità, perché probabilmente arrivano da vari punti, poi si trovano finché arriva la nave che circola nella zona e li viene a soccorrere. Quindi ecco, c'è questo aspetto che forse è quello più rilevante. E i minori non accompagnati, è stata trovata una prima soluzione per quelli che stavano nel palazzetto dello sport di Corigliano. Però attenzione, perché ne sono arrivati altri, quindi è un flusso continuo, per cui l'emergenza è continua, ecco perché non è più emergenza, ma ormai è un dato purtroppo strutturato, è un'emergenza strutturata. Ma a questo si aggiunga poi il fatto che si allontanano con una rapidità incredibile, quindi già da quelli che abbiamo sistemato nei giorni scorsi un gran numero già si è allontanato dopo nel giro di pochi giorni, quindi questo la dice lunga. Purtroppo è una situazione questa davvero drammatica, che non riusciamo a fronteggiare, questa dei minori, ma è chiaro, signori miei, che questi arrivano comunque avendo quantomeno un riferimento da chiamare, qualcuno da contattare, quindi riteniamo che l'organizzazione che parte dalla Libia arrivi poi in Italia e abbia ramificazioni anche sul nostro territorio. Bene. Vabbè. Grazie. Grazie.